Pagina 107. Del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, siamo già al quinto giorno della novena di Natale, nella novena del... Ecco, siamo ancora nella solennità del Natale del nostro Signore. Ecco, vogliamo chiedere al Signore, ecco, che ci aiuti a prepararci bene a celebrare questa Santa Messa, riconosciamo i nostri peccati. Signore, Re della Pace, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, Luce nelle Tenebre, Christe eleison. Christe eleison. Signore, Immagine dell'Uomo Nuovo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Hai vinto le tenebre del mondo, volgiti a noi con sguardo sereno, perché possiamo celebrare con lode unanime la nascita gloriosa del tuo unico Figlio.
Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, da questo sappiamo di avere conosciuto Gesù, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, lo conosco, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo. E in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere lui. Chi dice di rimanere in lui deve anche egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui, in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione d'inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Il Signore ha fatto i cieli, maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario. Israele. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore.
e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Grazie. Ecco, Evangelista Luca ci offre un altro sguardo su questa famiglia del piccolo Gesù. Una famiglia osservante, una famiglia che adempie a tutte le leggi di Israele, una famiglia che, ecco, osserva la presentazione del bambino, che lo offre al Signore, e veramente varrà per Gesù, più che per gli altri bambini, quello che sarà lui, solo del Padre, quello che abbiamo sentito nel Vangelo di domenica scorsa: io devo occuparmi delle cose del Padre mio, dirà ai suoi genitori. E poi viene riscattato con questa offerta dei poveri, con una coppia di tortore e due giovani colombi. La famiglia di Gesù era una famiglia quindi povera, osservante, e porta il bambino ad offrirlo al Signore. E capita questo fatto strano, che c'è questo altro personaggio che ci accompagna in questi giorni, è Simeone. Questo uomo, anziano, forse stanco, forse ne ha viste tante, però un uomo che nel suo cuore ha conservato quella sete, quell'attesa del Messia, di colui che viene a salvare il popolo. E non è solo questo, ecco, questo desiderio, non è un desiderio solo di un momento, ma è un'attesa che portava nel cuore, un desiderio profondo che lo accompagnava durante tutta la sua vita. E perché aveva questo desiderio? Perché era posseduto, perché sopra di lui c'era lo Spirito del Signore, che è il vero protagonista, che lo guidava e che gli suggeriva che un giorno vedrai la salvezza di Israele. E accade proprio questo, che mentre si reca al Tempio vede questa famiglia, una famiglia appunto normale, in cui però lui, illuminato dallo Spirito Santo, vede qualcosa di diverso. Vede il Messia, tutto quello che il profeta Isaia diceva: tu sarai la luce delle nazioni, qui si avvera, perché dice: i miei occhi hanno visto questa salvezza, finalmente questa salvezza è giunta. Però Simeone riserva anche una seconda parte della salvezza. La seconda parte della salvezza è quella che dice a Maria: la tua anima sarà, ecco, trafitta da una spada, perché bambino di Gesù sarà un segno di contraddizione. Sarà una luce accolta e non accolta, benedetta e rifiutata. Allora penso che di nuovo il Signore ci mette un po' davanti a questa scelta,
perché siamo di nuovo chiamati a riscoprire quel comandamento nuovo che Lui ci ha donato, che Lui ci chiama a fare, quello della accogliere e di amare il suo fratello, perché soltanto se noi accogliamo questa luce che ci viene donata dal bambino neonato, dai nostri cari, quando ci rivolgono una buona parola, da un esempio che ci viene offerto, solo se noi rispondiamo con amore, allora veramente nel nostro cuore potrà nascere il Signore. Allora che Dio ci dona il suo Santo Spirito e noi possiamo rispondere a questa chiamata con un cuore libero e docile. Come popolo di Dio in cammino verso la piena rivelazione del Signore Gesù, ci rivolgiamo al Padre con fiducia, dicendo insieme: dona la salvezza, Signore. Dona la salvezza, Signore. Alla Chiesa, che ha la missione di illuminare le genti. Dona la salvezza, Signore. Agli uomini che camminano nelle tenebre. Dona la salvezza, Signore. A chi è nel dubbio e invoca la luce dello Spirito. Dona la salvezza, Signore. A chi offre la propria vita con generosità e gratuita. Dona la salvezza, Signore. Al povero che mette la sua speranza in te. Dona la salvezza, Signore. Alle persone che amano senza chiedere la ricompensa. Dona la salvezza, Signore. Ai malati che collaborano con te alla redenzione del mondo. Dona la salvezza, Signore. A chi pretende di averti conosciuto a sufficienza. Dona la salvezza, Signore. Padre Santo, che nel tuo Figlio ci hai dato la salvezza e la via per giungere a te, aiutaci a rivelare al mondo, con la nostra vita, tutto l'amore che hai per l'umanità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Pagina 31. Al Figlio.
preghiate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro.